Ho ascoltato con attenzione, credo, tutti gli interventi di questa giornata che è stata molto istruttiva. E anche con l'ultimo intervento adesso di Mattei, ci sono molte cose in cui sono d'accordo. Il problema è che cosa possiamo o dobbiamo fare, visto che mi sembra che dalle istituzioni non c'è nulla da aspettarsi. Per esempio, si è parlato tanto di diritto, ma la magistratura non ha fatto quasi nulla, nulla o quasi nulla. Eppure l'intervento della magistratura potrebbe essere risolutivo. Ecco, quindi che cosa, credo che ogni discussione su che cosa dobbiamo, possiamo fare, debba oggi partire dalla constatazione amara che la civiltà in cui viviamo è ormai crollata. O meglio, visto che si trattava di una società basata sulle finanze, ha fatto bancarotta. Che la nostra cultura fosse sulle soglie di una generale bancarotta era ormai evidente da decenni, credo. Elementi più lucide del Novecento lo avevano diagnosticato senza riserve, mi pare. Ecco, a noi oggi tocca l'esperienza, non certo piacevole, ma forse più vera delle precedenti, di essere non più sulla soglia, ma dentro questa bancarotta intellettuale, etica, religiosa, giuridica, politica ed economica, nella forma estrema che si è andata assumendo, no? Lo stato di eccezione, abbiamo visto oggi, lo stato di eccezione invece della legge, l'informazione invece della verità, la salute invece della salvezza, la medicina invece della religione, la tecnica invece della politica. Naturalmente, è possibile che la strategia estrema attraverso cui il potere, il neoliberismo, voleva preservarsi possa coincidere anche con la sua fine. In fondo, ciò che è avvenuto a Hitler e Mussolini quando credevano di entrare in guerra per consolidare al massimo il loro potere ed è stato alla fine il loro crollo. Ma questo è possibile, ma non lo sappiamo. Ecco, che cosa fare allora in questa situazione? Sul piano individuale, certo, naturalmente, continuare nella misura del possibile a fare bene ciò che si cercava di fare bene, anche se non sembra esserci più alcun motivo per farlo, anzi, io direi proprio per questo, proprio perché non c'è più un motivo per farlo. Ecco, però non credo che questo ci basti. Hannah Arendt, in una riflessione che non possiamo non sentire vicina, perché si intitolava On Humanity in Dark Times, sull'umanità in tempi oscuri, quali sono i nostri, e quali lei viveva poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Hannah Arendt si chiedeva in che misura restiamo obbligati rispetto al mondo e alla sfera pubblica anche quando ne siamo stati espulsi, era quello che era accaduto a lei, agli ebrei nel suo tempo, o abbiamo dovuto ritirarci da essa, come chi aveva scelto, cosa normale nella Germania nazista, quella che si chiamava l'emigrazione interna. Ecco, quindi che cosa dobbiamo fare? Che obbligo ci resta rispetto al mondo anche quando ne siamo stati espulsi o siamo stati costretti a ritirarci in una sorta di emigrazione interna? Ecco, io credo che sia importante oggi non dimenticare che se ci veniamo a trovare in una condizione simile, è appunto come se visto molto bene oggi, perché siamo stati costretti e che quindi si tratta di una scelta che resta in ogni caso politica, anche se sembra collocarsi ai limiti o fuori dal mondo pubblico. Arendt in quel testo indicava l'amicizia come il possibile fondamento per una politica in tempi oscuri. Credo che l'indicazione sia giusta. A patto di ricordare che l'amicizia, il fatto di sentire un'alterità nel fatto stesso di esistere, credo che l'amicizia sia una sorta di minimum politico, una soglia che insieme unisce e divide l'individuo dalla comunità. Cioè, mi pare, a patto di ricordare che si tratta di nulla di meno che di provare a costituire ovunque una società o una comunità nella società. Cioè, di fronte alla depoliticizzazione crescente degli individui,
ritrovare nell'amicizia il principio radicale di una rinnovata politicizzazione. Però appunto questo deve essere fatto in concreto, no? Creando ovunque comunità nella società, forme posso a me indicare quali siano, saranno dettate di volta in volta dai fatti. Vorrei anche però ricordare ancora qualcosa. Tolstoi ha scritto una volta che il potere non è che l'espressione, che la grave dipendenza reciproca in cui vengono a trovarsi gli uomini in quanto vivono nella società. Il potere non è che l'espressione della grave dipendenza reciproca in cui gli uomini vengono a trovarsi in quanto sono in società. Ecco, questo significa, mi sembra, che ogni società politica è esposta a questo rischio e che nella stessa definizione dell'uomo come animale politico, l'attributo politico contiene un elemento di potere e di servitù, nella misura in cui implica l'idea di un governo degli uomini. E qui quindi occorre ogni volta prevedere dei contrappesi e dei limiti a questa arte di governo che tutti, anche se in misura diversa, sembrano condividere. Qui torno a dire quello che ho accennato oggi, no? Credo che si debba mettere proprio in questione l'idea stessa di un governo, una governance degli uomini e delle cose, no? Perché appunto non si tratta di cercare il governo buono contro il governo cattivo, no? Ma si tratta di mettere in questione l'idea stessa di un governo. E questo potrebbe essere l'inizio appunto di una rinnovata politicizzazione. Grazie.